perché siete qua oggi? Siamo qui perché vogliamo far sentire insieme ai nostri colleghi imprenditori di tutta Italia il disagio che vivono le nostre imprese in questa situazione in cui ci si rende conto che non c'è più lavoro senza aver pensato a perché. Senza imprese non ci può essere occupazione, non ci può essere sviluppo, le tasse sono ormai a livelli insostenibili, la burocrazia ci opprime, i problemi sono davvero tanti, abbiamo bisogno che davvero la politica inizi ad ascoltare le esigenze delle piccole aziende. È un continuo diminuire lentamente la capacità lavorativa, cioè i clienti vengono sempre meno frequentemente. E pagano anche in maniera meno assidua, diciamo? No, non tanto quello, proprio diminuita proprio per una volta. Bisognava avere 100 clienti per avere un certo step, adesso bisogna averne 300 perché diminuiscono le frequenze. Se prima venivano una volta alla settimana, adesso vengono ogni 15 giorni, 3 settimane. Quindi per avere lo stesso più o meno fatturato bisogna aumentare la clientela notevolmente. Signora, se lei potesse chiedere una cosa a Matteo Renzi, visto che pare diventerà Presidente del Consiglio, cosa dovrebbe fare per gli artigiani? Io vorrei chiedere tante cose. Però una cosa precisa sarebbe quella della diminuzione dell'IVA per le imprese che hanno un alto tasso di manodopera, perché è chiaro che a questo punto non diventa un giro di conto l'IVA, ma diventa un costo per l'azienda. Gli aumenti di costi per i servizi, energia, gas e soprattutto contribuzioni e costo del lavoro, quindi il personale pesa enormemente su quello che è il bilancio dell'azienda. Si chiedono quindi sgravi fiscali o contributivi appunto per alleggerire un pochettino il costo del lavoro. Beh, io lavoro nel settore tessile e abbigliamento ed è da tempo, ancora prima del 2008, che dobbiamo lottare con la delocalizzazione delle aziende, la concorrenza dei paesi del terzo mondo, dai paesi dell'est prima ancora e non ultimo il lavoro nero, laboratori di stranieri che operano in modo illegale o quasi illegale, diciamo. E quindi noi abbiamo grossissime difficoltà a restare sul mercato perché con i costi che abbiamo non riusciamo a fare concorrenza sicuramente ai paesi esteri e al lavoro in nero sicuramente no, insomma. Ecco. Senz'altro il rilancio della domanda interna dei consumi, perché il 95% di imprese italiane insiste sui mercati locali. Bisogna lasciare più soldi nelle tasche della gente per l'acquisto dei beni e dei servizi che il commercio e l'artigianato italiano assicurano in modo capillare secondo quella qualità altissima del Made in Italy italiano. Beh, siamo qua insieme a migliaia di nostri imprenditori perché riteniamo ormai la situazione assolutamente insostenibile. O si cambia velocemente oppure molte imprese moriranno ancora e questo paese sarà un paese in decadenza. Qual è la prima necessità che il governo dovrebbe prendere in mano? Seguire le imprese. Le imprese sono il cuore del paese. Il governo dovrebbe in primo luogo concentrarsi sul rilancio alleggerendo il carico fiscale. Non c'è molto da fare, è solo questo, da fare subito. Il carico fiscale va necessariamente alleggerito perché la polverizzazione delle imprese dimostra che le iniziative devono arrivare capillarmente in ogni impresa. Quindi è il carico fiscale che va alleggerito. Perché siete qui oggi? Ma oggi siamo qui per dimostrare che abbiamo il coraggio di lasciare le nostre attività per essere uniti e per manifestare in maniera ormai estrema a una situazione che è risultata ormai ingestibile da parte dei nostri colleghi. Siamo qui non solo per noi, per le nostre famiglie e per tutti quei nostri colleghi che oggi sono rimasti nel campo disperatamente, però dobbiamo cambiare, abbiamo bisogno di riforme che non possono più aspettare e siamo qui per dare, voglio dire, un ultimatum. Da domani si cambia, ma da domani realmente si cambia, non si può più aspettare. Quindi noi siamo per un rilancio forte e di un progetto economico che deve andare avanti, perché in questo caso non andiamo più da nessuna parte. Quindi
forza, determinazione, ringrazio tutti i colleghi, abbiamo fatto tutti una levataccia, ma siamo qui per dire ci siamo e dobbiamo cambiare, vogliamo delle riforme, vogliamo poter lavorare in un certo modo con una certa serenità, cosa che in questo momento non c'è. No, siamo commercianti, noi non artigiani. Allora, come tutte le categorie, noi chiediamo una tassazione più bassa, da rivedere subito, immediatamente, e rivedere a ribasso il costo del lavoro. Queste sono le due cose principali per far ripartire gli investimenti nelle aziende, perché noi a questo punto, arrivati a questo punto, non abbiamo più la forza per investire nelle nostre aziende, perché abbiamo una tassazione troppo elevata.